Tra moglie e marito non mettere un vaccino, il caso di dire sembra una battuta, ma le coppie prima litigavano, finivano davanti agli avvocati e poi ai giudici per il mancato assegno per il proprio figlio o spesso semplicemente per le vacanze. Ora ci si mette anche il virus a far litigare numerose coppie. Avvocato Posillipo, lei è una matrimonialista con tantissimi casi, ci può dire che cosa sta succedendo? Allora, diciamo che le separazioni esistono e sono tantissime già da diversi anni, però negli ultimi 2 o 3 anni possiamo dire che le motivazioni che hanno portato alla fine dei matrimoni sono veramente cambiate e anche il nostro approccio è dovuto cambiare. Negli ultimi anni, l'anno scorso, 2 anni fa, è stata la coabitazione che ha portato alla fine dei matrimoni, perché questo lockdown ha fatto sì che le coppie si dovessero abituare a delle nuove realtà dove uno dei due coniugi spesso doveva fare un passo indietro per tutelare figli minori e non sempre è stato digerito o condivisa la scelta. Recentemente nel 2022, diciamo che ci apprestiamo da pochi giorni all'inizio di questo nuovo anno, io temevo che fosse motivo di lite l'introduzione dell'assegno unico, in quanto comunque cambierà le dinamiche economiche delle famiglie. In realtà no, non è stato questo, ma è stata la decisione di combinare o meno il vaccino ai bambini. Vaccini sì, vaccini no, nella fascia, soprattutto nella fascia d'età 5-11 anni, dove appunto è necessario il consenso di entrambi i genitori, dove la scelta non è semplice e quasi sempre posso dire che è stato il padre quello che ha titubato maggiormente. Esistono già delle sentenze? Non ci sono, perché bisognerebbe ricorrere al giudice tutelare, ovviamente la giustizia ha i suoi tempi e che creerà dei disagi dei minori, ma non so neanche, non riesco neanche a ipotizzare quale potrà essere la decisione di un giudice, in quanto come ben sappiamo è tutto ancora in fase di sperimentazione e non abbiamo dati scientifici e certi, per cui viene demandato ai genitori la decisione, ai pediatri, ai tecnici, che in alcuni casi consigliano e in altri scoraggiano. I casi sono tanti, ovviamente. Tanti, io sto scrivendo PEC dal primo dell'anno, perché mi arrivano PEC dai colleghi dove mi chiedono il consenso allora quando io difendo l'altro coniuge, cioè il coniuge non affidatario. E alcune le faccio io personalmente, in quanto essendo il coniuge, difendendo il coniuge affidatario, necessito del consenso. Perché dopo i 12 anni è obbligatorio anche per l'introduzione a scuola, quindi veramente diventa difficile non ottenerlo. Però è un motivo di lite, perché non è pacifica, diciamo, la decisione che prendono i genitori. Ma alla base dei litigi sono solo i vaccini oppure c'era già incomprensione fra i coniugi? No, sicuramente c'era una mancata comunicazione tra le parti, perché non si sono mai trovati evidentemente ad affrontare anche questi tipi di temi, e poi vuol dire che hanno dei background differenti, perché se una persona è più titubante verso le vaccinazioni rispetto ad un'altra, cioè il vaccino anti-Covid è vero che è stato introdotto adesso, ma i bambini hanno già fatto precedenti vaccinazioni, quindi è strano che non si siano trovati ad affrontare già questo argomento. Da Caserta è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.